molto devo registrare che i signori del tavolo sono più vivaci durante la pubblicità che in onda. Non so, No, dai. ma secondo voi avete lo stesso No. problema di Vlaovic? Siete nervosi, Sì, vedete la luce, è vi la frenesia delle emozionate. 23-25 Ma poi questa. chiamo Picozzi, lo psichiatra, per gestire le vostre emozioni. Volentieri. Durante il nero vi arraffate, vi arrabbiate. Vabbè, durante Poi l'anno servirebbe, visto il Milan siete come diventate gioca. borghesi, come mai? No, 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 liberate, guarda, io vi no. Sono io reprimo sono qua io. dalle 6 ieri, Vi reprimo io, no? Insomma, no, 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 no. No, Allora, cosa zero. dicevi innanzitutto? Ti ha scritto un telespettatore cosa ti ha detto della Juve di Fagioli? Cosa ti ha scritto? No, no, non me l'ha sentito ripetere perché è un mio amico. Era una cosa No, su adesso, Twitter, c'era come su l'hai detto, Twitter. adesso la devi ridire. La devo No, dire, eh? Però dico che non è mia. e chissà, Cioè, frega. riporto una roba letta Sì. di un tifoso della Juve che ha scritto: Fagioli l'anno scorso era un ludopatico e anche un giocatore di calcio. Quest'anno non è ludopatico, è un giocatore di calcio. Vabbè, quindi insomma Io non sono non è d'accordo, però simpatico. sicuramente la definizione è Poi abbiamo forte. fatto una discussione su questo, poi Donali è tornato Su in Tonali, che forma. abbiamo visto invece, è tornato. Vedi, magari Un ci toro sono modi tornava. diversi di affrontare il recupero. Perché abbiamo detto, Tonali, per stare così bene fisicamente, vuol dire che nell'ultimo periodo della squalifica stava già andando, carburando a mille per farsi trovare. Poi c'è anche da dire che Tonali lo hanno subito inserito alla Juventus. Oggi Fagioli, lo diciamo durante la partita, si trova davanti. Uno ha pagato 50, un altro 60, un altro è Locatelli che sta facendo. Non è facile oggi trovare spazio nel Certo, sì, però lui ha le centrocampo. qualità per Era riemergere. giusto per dire questo. Le ha. Torniamo, finiamo il ragionamento su Vlaovic, però. Così mi mandi allo psichiatra, Elena, però. Sì, mandi allo psichiatra veramente. Speriamo su Vlaovic ancora. Sì. No, no, perché volevo dirvi quest'ultimo, sul nervosismo l'abbiamo detto e il ragazzo deve crescere, no? Sì, Perché se lui non cresci, mi somatizza in campo. sembra che se non cresci, così come è messa la Juve, avendo scelto lui, e lui ha un ruolo Certo. importante, non so poi se forse il mercato di gennaio, forse non rinnova, forse quello che volete, però Il più pagato della Serie A, cioè, questo è voglio un dato. dire, con questo impegno che la società, che comunque è una società che si è ricostruita anche economicamente, Sì. insomma, dopo quello che è successo, eccetera. Allora, però Thiago Motta dice una cosa nella sua affermazione, voi sapete io sono tra le tante anime che ho, mia moglie mi ha regalato un bel libro, si chiama Una stanza piena di gente, sapete che è un caso psichiatrico, non quello che ha più personalità, insomma, quindi se sei uno studio pieno Bellissimo. di gente, siamo uno, tre, cinque, in realtà siamo 50. Minimo. Io mi metto 40, le altre 45 personalità, però io sono anche diciamo, uno studioso dei testi. Dice Thiago Motta che però il giocatore non gli è dispiaciuto perché fa anche delle cose che gli ha Quali? chiesto lui, che sono anche quelle di partecipare al gioco. Ha detto: questo non mi dispiace del giocatore, non, segnare non è tutto, dice Thiago Motta. Sbaglio, Elena? No, questo Tantissimo. sicuramente ha ragione Thiago Motta nel dirlo, però bisognerebbe capire cosa lui ha chiesto di fare al giocatore più sinceramente, perché alla fine non è mai tornato a recuperare una palla, a dare una mano ai centrocampisti che erano intasati nella densità di centrocampo che faceva l'Empoli. Tornando al discorso che si faceva prima, che non arrivavano palloni a Vlahovic, in teoria dalle fasce erano Cambiaso e Nico Gonzalez a dover proporre palloni per Vlahovic, però loro non riuscivano a superare il centrocampo. Sì. Quindi anche per questo probabilmente Vlahovic era sfornito di palloni. Furio, Ma poi dire tu che sei l'arbitro. però proprio questa sera abbiamo visto che insomma aiutati perché nessuno ti aiuta, altro che il cielo che ti aiuta. Abraham, che sembrava un giocatore alla deriva, tant'è che io mi chiedevo come mai la Roma l'avesse regalato, perché poi per prendere Perché un era un altro. doppione di Dopfig. Sì, però hanno pagato, Sono dei l'hanno pazzi. pagato Ragazzi, 45 ingaggio alto, milioni. la Roma doveva tagliare i costi. Sì, però tu hai visto questa sera che questo giocatore che aveva perso perché non aveva più nemmeno richieste, Me è è forte. andato, ha capito che era la partita che doveva ricominciare in qualche modo. Ma solo ha Cioè, avuto un quando, lasciami post-infortunio. finire, Sì, ma è forte, Eta. se la vita ti mette di fronte a delle situazioni dove o sbagli o fai bene,
Poi, se sei un ragazzo intelligente, visto che parliamo di ragazzi, capisci che cosa devi fare. Abraham oggi ha sicuramente superato. Finisce Mosconi il dibattito sulla Juve, dobbiamo parlare di Inter e Napoli, il tempo adesso stringe. Vlahovic non ha mai sofferto, capito, questa situazione. Poi, ma io continuo a essere un estimatore di questo giocatore, a me piace tanto, poi magari... Ma che cosa fa? A me piace, allora intanto sono d'accordo con Thiago Motta che secondo me è molto più partecipe rispetto all'anno scorso nella manovra, quantomeno. Poi davanti alla porta condivido la faccia di Fra adesso che sta riguardando le immagini. Abbiamo visto il gol sbagliato. Doveva farlo assolutamente, però è molto più coinvolto. Secondo me è un problema di testa. È un giocatore che se si sblocca e inizia a fare, non dico tanti gol in una partita, ma dico più partite consecutive segnando, ma è così, nel loop giusto. È così, cioè rischiamo di essere denunciati se definiamo Vlahovic sopravvalutato? No, secondo me non è neanche sbagliato definirlo come sopravvalutato. Adesso a questo punto della stagione bisogna capire come funziona. No, è prestissimo, c'è una certezza. Cosa ha fatto PSV Eindhoven? Quinta vittoria consecutiva in campionato su 5. La Juve ha una certezza in questo momento, la fase difensiva, deve sfruttare quella e ripartire con calma. Quindi appuntamento con la Juve per sapere lo stato di salute come tutti questi. Alla Champions di martedì. 18:45, giusto? Sì, però non saremo in onda, saremo in onda 20:30. Però, tanto loro giocano. Dopo ne parleremo. Non è che non giocano perché noi loro tanto siamo qua comunque dopo. E noi ne parleremo perché dopo faremo, ci sarò anch'io, anche la cronaca di Milan-Liverpool. Parliamo dell'Inter. Niente turnover, a Monza gioca Lautaro e questa è, vedendo la formazione dell'Inter, dentro gioca domani a Monza, una sorpresa perché abbiamo letto tutto il giorno, proprio pezzo per pezzo, il turnover di Inzaghi e cominciamo proprio da Lautaro, no Borrelli? Eh sì, però Inzaghi non è uno che stravolge la squadra, è successo una sola volta col Benfica, l'anno scorso era una settimana particolare tra Juventus e Napoli. Vediamo la formazione di domani. Qui ci dovrebbero essere 4 cambi in questa possibile formazione, perché poi aspettiamo sempre l'ultimo giorno. Quindi 2 cambi in difesa, De Vrij e Carlos Augusto, quindi Acerbi e Bastoni, soprattutto che era partito per la nazionale, che doveva fare massimo una partita, poi ne ha dovute fare 2. E quindi potrebbero riposare Acerbi e Bastoni dietro, con Carlos Augusto che ormai è diventato specialista anche di quel ruolo, De Vrij che ha sempre giocato lì. E a centrocampo 2 cambi, Frattesi a furor di popolo, invocato da tutti, e poi Aslani perché... ha salvato la vita nei commenti martedì e mercoledì. Infatti, e poi Çalhanoğlu perché come Bastoni era partito per le nazionali e non era al 100%. Quindi già ci sono questi 4 cambi, Inzaghi non si fida a cambiare anche l'attacco, ma c'è un altro motivo, perché in attacco Lautaro e Taremi sono tutti e 2 tornati per ultimi, quindi non è che tu togli Lautaro per mettere uno che è freschissimo. Sono tutti e 2 hanno fatto, uno con l'Iran, l'altro con l'Argentina, 90 minuti martedì sera. Quindi tra i 2, magari lasciamoci qualche piccolo dubbio, ma perché da oggi... Perché Arnautovic non trova spazio in questa squadra fin dall'inizio? Perché il valore di Arnautovic è nettamente diverso da quello dei primi 3, che perché sono Thuram. Perché è stato allora? Perché non sono riusciti... perché non c'erano offerte, quindi Arnautovic e Correa sono rimasti più per il contratto. Anche se Arnautovic e Correa... sono da distinguere, perché Correa l'Inter ha provato a venderlo fino a ieri, ma non per modo di dire, ieri è mercato turco e l'altro giorno mercato greco. Mentre Arnautovic diciamo che è molto inserito all'interno del gruppo, però a livello di campo non è più quel giocatore che sottoporta, insomma, finalizzava. Comunque, rivedendo questa formazione dell'Inter, io rivediamola. Non capisco davvero, vado contro Inzaghi, la scelta di insistere su un Lautaro che secondo me in questo momento della stagione... non è utile alla squadra. Forse sono parole come un po' troppo forti. Beh, io non l'ho visto nelle prime 3 partite. No, lui dice tecnicamente più che caratterialmente, perché lui è sempre utile. Caratterialmente dal punto è fondamentale, di vista. Chiaro. Però dal punto di vista tecnico-tattico, in queste prime 3 partite, soprattutto a Genova, l'ho notata questa cosa, Lautaro Genova, non è Lautaro della Genova cosa, aveva fatto 10 giorni di vacanza. Sì, ma anche con il Lecce in casa non era il solito anche Lautaro. Anche là veniva dal faticamento. Con l'Atalanta è rimasto più in ombra. Lecce non c'era. Sentite, secondo me Taremi dal primo minuto non è una follia domani. Questo anzi, però vorrebbe, però vorrebbe di dire anche, però insomma, diciamo che Inzaghi ha rispettato, mettendo Lautaro, una gerarchia di una formazione ideale principale che testimonia, non so se siete d'accordo con me, nella mente dell'allenatore. Io poi devo dirvi la verità, io ve lo confesso. A me è un dibattito troppo esteso.
su come giocheranno senza aver visto la partita, aver analizzato come hanno giocato, mi appassiona relativamente. Però, giusto così. Se voi vi appassiona, siamo qui fino a mezzanotte e parliamo solo di quello. No. Quasi quasi ricomincio a parlare della Juve, che già mi avete annoiato su questa storia qua dell'Inter. No. Insomma, ma no, e stiamo lì l'Inter già. Ma gioca con quello, gioca con quell'altro. Poi insomma, domani gioca con quello. Vabbè, ma è un pre-partita. No, sì, no, certo. Ho capito. Però per esempio possiamo dire che oggi Haaland... No, è un pre-partita, come sai... A parte che in TV di prepartita molti li aboliscono perché non fanno ascolti, però insomma fanno ascolti post partita. Però siamo al dunque. Tanto che Inzaghi non parla nemmeno più alla vigilia. Beh, fa bene, però adesso stiamo al dunque. Al dunque è però che se vogliamo vedere in controluce qualcosa, è un allenatore che di fronte a un turnover quasi obbligato per gli impegni, sì, non so se c'è ancora la grafica che avevamo fatto in settimana degli impegni dell'Inter fino alla prossima pausa. Sì, c'è. Della nazionale, se la trovate gentilmente che la date la mandiamo, teme il Monza, cioè non si fida di andare, eccola qua, a Monza, poi c'ha comunque un partitone mercoledì, se non sbaglio, in casa della favoritissima, un po' di questo parliamo invece, e della Champions, che ha sfidato nella finale di Istanbul, diciamo non tanto tempo fa, Manchester City, poi c'è il derby, poi va a casa dell'Udinese, che quest'anno è una squadra in salute, perché momentaneamente è in testa. 7 punti. Alla classifica, poi riceve comunque una squadra che ha una storia, perché è un blasone sempre importante, e poi va a casa di un'altra squadra che quest'anno, contestazione a destra, contestazione a sinistra, però viaggia. È prima in classifica, rischia di essere una delle rivelazioni del campionato. Quindi l'aspetta un periodo difficile. E mi sembra che Inzaghi del Monza non si fida. No, no, ma non la considera la più facile di queste partite. O dei suoi ragazzi. Ma prima della Champions. Non lo so, chiedo. Infatti ne cambia tanti, A me viene in mente per quello questa domanda. Allora, lui viene dal suo primo campionato vinto non sottovalutando nessuno. Quest'anno però c'è una piccola variazione. Il fatto che il mercoledì, oggi il Manchester City è tornato a vincere, doppietta di Haaland che ha già segnato in doppia cifra stagionale, cioè un giocatore strepitoso. Si va a giocare là. Qualcuno lo paragonava a Vlahovic. Perciò dico, per come è stata gestita l'Inter l'anno scorso... Vlahovic c'ha problema di colore dei capelli. No, ma dico, per come è stata gestita l'Inter, già fare 4 cambi di cui 2 a centrocampo, perché oggi ha provato sia Frattesi che Barella, non lo diamo nemmeno al 100% i 4 cambi, 3 o 4. Secondo me è già un turnover questo, cioè puoi cambiare più di mezza squadra, non ci sta. Io sono d'accordo con Inzaghi nel dire io non sottovaluto, io solo su Lautaro sono d'accordo con Matteo su Lautaro, ma io ero addirittura per un'altra gestione, siccome oggi, come ha detto Ancelotti, i giocatori devi mandare in vacanza una settimana ogni tanto così, perché se non li manda l'allenatore non li manda sicuramente nella UEFA, nella federazione, perché si gioca sempre, non è previsto il riposo. Guarda caso una cosa. Allora io dico, quando lui è tornato alle vacanze il 6 agosto, io ti faccio fare una preparazione di 3-4 settimane, disinteressandomi che intanto inizia la stagione ufficiale. Io però il 10 settembre ho Lautaro al 100%. Invece no, perché c'è la partita... E non posso pensare, allora ha giocato la prima e poi la seconda si è fatto male, la terza tornava dall'affaticamento e gioca di nuovo, poi parte per la nazionale. Così diventa difficile la gestione fisica. Matteo voleva parlare poi Francesco. No, Matteo. Ma io sono d'accordo con Michele, secondo me Lautaro tu dovevi recuperarlo prima dell'inizio della stagione, invece tu Lautaro all'inizio della stagione non lo avevi al 30%, l'hai buttato subito nella mischia. Però poi dall'altro lato c'è da dire, Matteo, che per il gruppo, ma anche per gli avversari, quando il Monza deve marcare uno che si chiama Lautaro o si chiama un altro, Lautaro stanno 2 persone però, sopra. Michi, scusami, io mi immagino comunque il centrale del Monza, che sia Caldirola, che sia chiunque, che deve marcare Taremi. Non penso che sia... Hai ragione. Di cuore nel dover marcare un giocatore. Ma anche perché quest'anno si giocano dalle 51 alle 69 partite. Esatto. È una corsa di resistenza. Esatto. Quindi allora, non ti puoi permettere di giocare sempre. Francesco, di questa cosa voglio dire una al cosa. Volo. Ti ricordo ancora una volta, Michele, non per essere estenuante, ma perché Taremi ha numeri superiori a Lautaro d'oggi. È un mio pupillo, poi ripeto, Taremi. Parliamo di un giocatore che ha giocato in Portogallo, ma è che il Portogallo sia... Insomma, Taremi è fortissimo, sono d'accordo con te. Okay. L'altra cosa è, guarda caso, i cambi vertono soprattutto sui giocatori che hanno giocato la finale col City anni fa, 2 anni fa. E secondo me questa è una partita che va analizzata in quel senso. Cioè lui capisce che probabilmente domani a Monza l'attenzione di questi giocatori qua indiziati a stare in panchina al posto per altri è probabilmente dovuta al fatto che la testa di questi qua ha capito che è là. Perché vai a giocartela lì, ed è la prima della nuova Champions, la nuova stagione, la storia che vuole fare meglio. A proposito di Champions, finito prepartita, dobbiamo dire qualcos'altro, c'è la pubblicità di qualcuno. No, possiamo dire che invece non ha parlato Inzaghi, ma ha parlato Nesta, che ha detto sì,
L'allenatore del Monza, l'allenatore del Monza, ex campione del Milan, no? Ex campione del Milan, no? Ha detto è vero che Galliani mi vuole bene, perché a Monza no, c'è questa voce, dice no, ma tanto tu puoi pure sbagliare perché sei venuto qua perché sei raccomandato. Ha detto, allora nel calcio comandano i risultati, Galliani mi vorrà pure bene, ma vuole più bene al Monza di me. E allora anche allora Galliani sbaglia? No, i risultati, il calcio è fatto solo di risultati e basta, di coppe, di trofei. Il Monza viene da un 2-2 a Firenze dove vinceva 2-0, non è che ha fatto la passeggiata. Tu sei stato ovviamente nella vera sede del Milan, mica questa che sembra la casa del buon riposo, in via Turati, no? Tu ti ricordi che c'erano le mensole e io mi divertivo, con grande rispetto, e chiedevo, scusi, signor Galliani, ma dov'è che mettiamo eventualmente la prossima Coppa? Fedele, non si preoccupi. Il falegname è già pronto a preparare un'altra mensola. Tu non sei mai stato in via Turati, è una cosa che ti mancherà sempre nella vita. E quindi è solo una questione di risultati e basta. Allora, ci interrompiamo per la pubblicità, ritorniamo, abbiamo gli ultimi 15 minuti, parliamo di Conte al Napoli, perché ha fatto una conferenza e ha parlato delle pressioni, dei suoi primi 100 giorni, insomma lo sentiremo. Per chiudere, in questi giorni di vuoto tra la nazione del calcio, molti analisti hanno detto l'Inter, al di là del campionato in cui è favorita, è anche favorita per la Champions. No, sei d'accordo? Assolutamente no. Perché? Perché ci sono almeno 3-4 squadre che hanno più risorse, quindi anche Manchester più qualità City, nei giochi. Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e una tra almeno Barcellona, Paris Saint Germain. Sì, sì. Queste qui, senti, Liverpool. Comunque tu nel campionato ti alleni tanto, cosa te ne fai di un altro scudetto? Tanto una come di cartone l'avete, la seconda di cartone l'avete, te l'ho già detto, sì, ce l'hai. Allora che tu cosa fai? Tu pensa allo scudetto del 1906, sai che cosa è successo nel 1906? Milan-Juventus, finale per vincere il campionato, la Juventus non si è presentata, il Milan si è preso il campionato. Nel 1927 con Torino, quindi è andata con la primavera. Ma tu pensi al 1906, cosa mi devo sentire? Di giocare, avete comunque, fare comunque fare finale, voi vi dovete allenare in campionato per cercare di vincere la Champions, perché il Milan ci sono ne ha 7, che hanno più risorse. Voi e la Juve ne avete 5. Mi piace, ma io già devo andare.